Siamo con il direttore artistico del Christian Music Festival, Fabrizio Venturi. Qual è la mission di questa importante iniziativa? La missione è l'evangelizzazione, portare Dio nei cuori della gente. In che maniera? Nella maniera più potente che esista al mondo, quello di usare la musica, il canto. E come già detto da tutti, ma il nostro motto lo dice anche Sant'Agostino, no? Chi canta bene prega 2 volte. In 3 giorni un forte connubio di arte, fede, musica e soprattutto Dio. In che modo? Con quali prospettive? Vabbè, in che modo? Cantando, ovviamente. Cantando, di una cosa sono fiero e lo posso dire a voce alta. Il target delle canzoni in gara è veramente, veramente molto, molto alto. Io ho avuto grandi, grossi problemi ad individuare le 24 canzoni. Abbiamo avuto una cifra invericondita di candidature. Purtroppo una scelta comunque andava fatta, c'erano dei sì da dire e dei no da dire. Alcuni no sono andate anche a artisti molto molto conosciuti. Mi sono basato sulla scelta delle canzoni, non tanto per quelli che fossero gli interpreti e gli autori, perché li ho visti dopo. Io prima ho ascoltato, ho scelto e poi sono andato a vedere chi erano. E le prospettive sono quelle di lanciare una maniglia, di far arrivare questa grande maniglia forte dal cielo. Ora più che mai è necessaria perché il mondo è in ginocchio da questo mostro, questo mostro che è il Covid, che ha spaccato i cuori di tutte le famiglie. Non c'è una famiglia dove non ci sia un lutto, perlomeno poche. Per cui anche quegli indirizzi della parola amore non sono più chiari come prima. E ora più che mai abbiamo bisogno di questo aiuto e di questo credo, perché credo che la via d'uscita sia solo quella, l'amore. Anche se sofferenti, cuori sofferenti, ma l'amore credo che sia la medicina per tutto, per superare questi brutti momenti. La prima edizione con quali finalità e obiettivi? Le finalità, come ho detto, sono quelle di evangelizzare, perché è musica cristiana. Gli obiettivi sono invece l'obiettivo primario è quello di dare un posto a questo genere, alla Christian Music, un posto come tutti gli altri, come quella del pop, del rock e come del resto avviene in tutti i paesi del mondo, o perlomeno in quelli più importanti. Guardiamo gli USA, che ci sono delle star della Christian Music che in confronto alle nostre star pop, magari ecco, sono 10 volte più importanti e più seguiti. Per cui dico, questo è il nostro obiettivo. L'ho detto e lo ripeto, anche nei nostri network ci sono stati, hanno cavalcato le classifiche canzoni dedicate ad un ciclista, guardiamo Bartali, oppure ad un cane. Ora non mi dite che Dio è meno importante di un ciclista, per cui se una canzone dedicata a un ciclista è stato nelle prime posizioni dei network, ci può stare anche le canzoni della Christian Music.